Eccoci allora, buongiorno, ben ritrovati per questo terzo appuntamento con questa catechesi sul credo e oggi mettiamo a tema il terzo articolo di fede che ci viene proposto da questa professione di fede, da questa bellissima preghiera che stiamo studiando, che è quello proprio sullo Spirito Santo. E come voi potrete vedere, spero che abbiate anche i fogli in giro per continuare a confrontare le diverse versioni del credo. È molto stringato nel credo degli apostoli, infatti il credo degli apostoli dice semplicemente credo nello Spirito Santo. È un po' più abbondante, ma neanche troppo, invece nella versione del credo niceno-costantinopolitano, credo nello Spirito Santo che è il Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Quindi vedete che è leggermente più abbondante. A noi interessa soprattutto spiegare bene che cosa ci dice questo articolo del Credo in quanto alla relazione con il Padre e con il Figlio e soprattutto ci interessa spiegare cos'è l'azione di santificazione che lo Spirito produce dentro di noi, che lo Spirito produce nel cuore dell'uomo. Dunque partiamo dalla prima questione, credo nello Spirito Santo, chi è la terza persona della Santissima Trinità? Chi è la terza persona che condivide la sostanza di Dio? È appunto lo Spirito e lo Spirito viene concepito come forza di amore tra il Padre e il Figlio. C'è quel legame di generazione. C'è quel legame di paternità-figliolanza di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Questo legame in Dio è così intenso e così puro da far nascere la terza persona della Trinità, che è appunto lo Spirito Santo, che procede, come dice il testo del Credo, dal Padre e dal Figlio. E dunque dobbiamo pensare allo Spirito Santo come quella forma di amore purissimo che lega insieme il padre e il figlio. È un po' difficile da pensare, è un po' difficile questo contenuto della fede, anche perché mentre Dio Padre riusciamo a immaginarlo con la nostra immaginazione in qualche modo, mentre del figlio abbiamo tante immagini, che sono quelle che ci vengono dal Vangelo, che sono quelle a cui noi siamo abituati. E noi che siamo anche una civiltà dell'immagine, una cultura dell'immagine, abbiamo tante scene dei film a cui rifarci o abbiamo anche tante raffigurazioni dell'arte da ripensare nella nostra mente. Ecco, dello Spirito Santo invece abbiamo molte meno immagini, anche perché ce lo rappresentiamo con l'immagine della colomba, come voi sapete benissimo, oppure con l'immagine del fuoco, pensate alle tante icone, per esempio, della Pentecoste, però non possiamo andare poi molto più in là. E quindi facciamo molta più fatica a parlare della terza persona della Santissima Trinità, facciamo molta più fatica a parlare dello Spirito Santo, anche a capire chi è lo Spirito Santo. Dunque, che cosa ci dice il Credo? Ci dice questo. Ci dice che lo Spirito Santo è quel legame di amore purissimo tra il Padre e il Figlio, così forte da diventare una persona. Lo Spirito Santo è l'amore allo stadio puro. Lo Spirito Santo è l'amore che non conosce alcuna incrinazione, che non conosce alcuna ombra, che non conosce alcun ostacolo, che non conosce alcuna defezione. È l'amore proprio allo stato purissimo. È l'amore della Trinità, è quell'amore nel quale, come dicevo anche la volta scorsa, anche noi siamo invitati ad entrare. È quell'amore nel quale anche noi verremo, dopo essere stati purificati dalle tante cose della vita per l'opera di Gesù Cristo, che anche noi potremo contemplare, che anche noi potremo vedere, di cui anche noi ci potremo beare. Eccolo, anzitutto l'articolo del Credo ci dice questo. Lo Spirito Santo è colui che è l'amore tra il Padre e il Figlio. Se questa catechesi può essere appunto un po' poco comprensibile, può essere un po' aerea, può essere non troppo immediata, è invece molto più facile capire che cosa dice dell'azione dello Spirito Santo, il credo e tutta quanta la tradizione della Chiesa, perché lo Spirito Santo è colui che santifica, lo Spirito Santo è il santificatore. E qui certamente ci sono delle bellissime riflessioni, sono molto belle a questo proposito le riflessioni di San Tommaso d'Aquino per capire in che cosa consiste l'azione di santificazione prodotta dentro l'uomo, prodotta dentro di noi dallo Spirito Santo. Però
Perché in sostanza lo spirito ha il compito di santificare, cioè lo spirito ha il compito di rendere ferme, solide, stabili le cose della vita. Pensate per esempio all'inno allo Spirito Santo che anche noi cantiamo, pensate al Veni Creator, no? Quell'inno fondamentale che tutti noi conosciamo, che cantiamo soprattutto nel tempo di Pasqua, cantiamo soprattutto intorno a Pentecoste. Quando invochiamo lo Spirito Santo, effettivamente lo Spirito Santo dovremmo invocarlo tutti i giorni, anche se almeno liturgicamente lo collochiamo proprio solo nel tempo della Pentecoste, l'invocazione allo Spirito viene fatta solennemente, prevalentemente solo in quel tempo. Però lo Spirito Santo ha il compito di rendere saldi i nostri sensi. Questa è la grande intuizione di San Tommaso d'Aquino. Infatti il testo dice che tutto si ferma davanti al mistero di Dio, i nostri sensi rimangono per così dire come incerti quando noi ci confrontiamo col mistero di Dio. Ma noi raggiungiamo la certezza della fede, noi raggiungiamo la certezza anche attraverso l'esperienza dei nostri sensi, proprio attraverso l'azione dello Spirito Santo che, immettendo in noi l'amore di Dio, permette di trasformare la nostra vita. È di rendere la nostra vita, che procede per tanti versi in maniera incerta tra le tante cose dell'esistenza, invece certa, certamente indirizzata verso Dio. Ed è ciò che permette anche di far sedimentare in noi le tante esperienze buone della vita, così che appunto che i nostri cinque sensi, il viso, il tatto, l'olfatto, l'odorato, il sentire generale dell'uomo, possano dirigersi decisamente verso la Trinità beata. L'azione di santificazione consiste in questo. E qui poi possiamo riferirci a tanti brani della scrittura. Troverete sempre nella catechesi scritta alcuni riferimenti a cui attingere con più certezza, con più abbondanza, per avere appunto anche un orizzonte preciso nel quale collocare le cose che andiamo dicendo. Perché è per esempio San Paolo che ci dice che cosa fa lo Spirito Santo che lavora dentro di noi. E Paolo è molto preciso nel dire quali sono le opere dello Spirito: bontà, serenità, pace, amore per la giustizia, desiderio del bene, capacità di dare a ciascuno il suo. Queste sono le opere nuove che lo Spirito Santo produce dentro di noi, quelle cose che l'uomo potrebbe arrivare a compiere in parte per esercizio della volontà, ma mai nella perfezione, sono invece concesse dallo Spirito Santo. E soprattutto lo Spirito Santo, poiché è la forza di amore che unisce insieme il Padre e il Figlio, è la forza che permette di governare i rapporti umani. E soprattutto è quella forza di amore che accende in noi la grazia del perdono. Allora vedete come l'opera di santificazione dello Spirito Santo traduce in pratica, traduce in opere concrete quello che con la forza del pensiero, con la forza dell'intelligenza, riusciamo a dire sulla terza persona della Santissima Trinità. E forse dire che lo Spirito Santo è la forza d'amore che lega insieme il Padre e il Figlio, ho detto, è molto aereo, è un concetto molto astratto. Ma se io dico che la forza dello Spirito Santo è ciò che permette di governare bene i rapporti umani, è ciò che permette di perdonarci gli uni gli altri rispetto alle mancanze della vita, beh, questo è molto più concreto. E allora noi possiamo capire che lo Spirito Santo non è qualche cosa di astratto, ma è qualche cosa che si concretizza poi nei nostri gesti, nelle nostre parole, nelle nostre espressioni. Quando io vivo un'azione di perdono per qualcuno che mi ha offeso, per qualcuno che ha fatto qualcosa contro di me, per qualcuno che mi ha deluso, eccetera, ecco, io lo sto vivendo questa azione sotto l'influsso dello Spirito Santo. Pensate quante volte anche voi avete vissuto qualche cosa del genere. Ogni volta che c'è un chiarimento, ogni volta che c'è una riconciliazione, ogni volta che c'è un perdono, c'è un'azione dello Spirito Santo. Poiché penso che tanti stiano guardando questa catechesi anche come coppia, come famiglia, pensate quanto è vero questo nelle famiglie. Oppure pensate quanto può essere vero il dire che tante volte i nostri sensi si ingannano, ma se noi li mettiamo a confronto con lo Spirito Santo, se noi chiediamo la luce dello Spirito Santo, anche i nostri sensi ci permettono di conoscere nella verità alcune cose della vita. E anche questo, sono certo, è un'esperienza che avete fatto, è un'esperienza che ricordate.
e tante volte avete il ricordo di come tante cose sensibili, appunto esperienze fatte coi sensi, hanno prodotto dentro di voi un amore per il mistero di Dio più puro, hanno prodotto dentro di voi un amore per la Trinità. Hanno prodotto dentro di voi un desiderio di conoscere ancora meglio il Dio Trinitario. Allora vedete che l'azione dello Spirito Santo è qualcosa di concreto che accompagna la vita delle persone, che accompagna la vita delle anime giorno per giorno. Questo io vi invito a riscoprirlo anche con quelle forme del culto molto semplici. Ma per esempio io quando devo predicare, prima di andare all'ambone, ecco vi svelo questo segreto, ecco dico sempre 3 volte quella giaculatoria molto bella che conoscete anche voi peraltro, Veni Spirito Santo, veni per Mariam, cioè vieni Spirito Santo, vieni dentro di me attraverso la mediazione di Maria Santissima. E questo io sono convinto mi aiuta molto ad avere chiarezza in quello che devo dire, ad avere il senso, la percezione di quello che devo spiegare a voi fedeli, ma non passa mai giornata senza che io reciti l'inno allo Spirito Santo. E quando magari sono a colloquio con qualche persona, quando magari sono a colloquio con qualcuno che mi propone qualche cosa di grave, qualche cosa di complicato, qualche cosa che mi sembra difficilmente districabile, mentre ascolto nella mia mente ripeto queste preghiere allo Spirito Santo. Perché quando noi invochiamo lo Spirito Santo è in un certo senso obbligato a venire dentro di noi e ad illuminarci. Allora vedete che lo Spirito Santo non è così aereo, è poco immaginabile, sono d'accordo, è poco sensibile, sono d'accordo, però certamente noi possiamo invocarlo e possiamo sentire gli effetti della sua presenza e vi invito a fare esattamente questo. E poi vi invito anche a guardare a quelle opere nuove, a quelle opere buone che possono essere prodotte dentro di noi dalla presenza dello Spirito Santo. A volte noi facciamo un po' fatica ad avere percezione di quali sono le opere buone che dobbiamo compiere. Ebbene, chiediamole allo Spirito Santo. Io sto registrando questa videocatechesi in giorno di sabato e ho appena predicato questa mattina, magari qualcuno ci ha anche visto via web, proprio sul senso del battesimo, sulla coscienza battesimale che noi tutti dobbiamo acquistare, che noi tutti dobbiamo avere, che noi tutti dobbiamo migliorare, se appunto vogliamo vivere bene il nostro essere credenti, se appunto vogliamo vivere bene il nostro essere cristiani. Ecco, vivere da battezzati, vivere bene il nostro battesimo è uno dei frutti che lo Spirito Santo produce dentro di noi. E quindi tutte le opere di concordia, benevolenza, amore, unione, carità, disponibilità, perseveranza, sono tutte le opere che sono prodotte in noi dal battesimo che vive sempre nella nostra anima, vive sempre nella nostra coscienza e grazie all'aiuto costante dello Spirito Santo che non è mai disoccupato, lavora sempre dentro di noi. Ecco, tutto questo è il contenuto, è l'oggetto dello Spirito Santo. E poi dello Spirito Santo diciamo che egli dà la vita, lo diciamo con il credo niceno-costantinopolitano, proprio perché è la forza d'amore che produce in noi tutto quello che vi ho appena spiegato, allora possiamo comprendere bene questa affermazione. Se lo Spirito è una forza d'amore, dove c'è amore c'è vita e c'è una vita particolarmente bella. E questa cosa potete capirla molto facilmente facendo semplicemente riferimento alla vostra esperienza. Qualsiasi esperienza d'amore che avete fatto è stata un'esperienza di vita bellissima e più forte è stata l'esperienza d'amore che avete fatto, più forte è il ricordo che si è impresso dentro ciascuno di voi perché più forte è la bellezza della vita che avete sperimentato. Ecco, lo Spirito Santo fa questo, rivitalizza le cose, dà nuova vita alle cose. E molto spesso ci sono anche delle cose della vita che sembrano essere andate per il verso sbagliato, che sembrano appunto essere morte e che invece lo Spirito Santo rivitalizza. Perché lo Spirito Santo è quella forza d'amore che rende possibile, come ho detto, la concordia, la riconciliazione, la pace, il mettere insieme le contese e quindi dare nuova vita anche a quelle cose che sembravano ormai perdute, anche a quelle cose che sembravano ormai morte. In questo senso vi invito a rileggere la vostra riconciliazione con Dio, banalmente la vostra confessione, come un'opera dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo sarebbe proprio da invocare, mentre facciamo l'esame di coscienza, lo Spirito Santo sarebbe proprio da invocare prima di andare a confessarci.
intanto per sapere cosa dire, ma poi per sapere che quella riconciliazione che ci viene donata da Dio Padre in Gesù Cristo nel sacramento che si va a celebrare è frutto dello Spirito Santo, è frutto della potenza di Dio che opera dentro ciascuno di noi. E poi ancora il Credo ci fa dire che lo Spirito Santo, che è colui che dà la vita, colui che procede dal Padre e dal Figlio, è anche colui che parla per mezzo dei profeti. Cioè potremmo dire noi, tradotto in termini molto più semplici, è colui che ha ispirato le scritture. E questa cosa noi la professiamo sempre ogni volta che leggiamo la parola di Dio. Questa cosa la diciamo anche con i gesti, perché intronizziamo la parola di Dio, perché portiamo solennemente l'Evangeliario in chiesa durante le celebrazioni più solenni, perché i chierichetti vengono con le loro torce a mettere luce a fianco del Vangelo, ma è esattamente per questo, esattamente perché noi diciamo questa parola non è semplicemente una parola umana, questa parola è una parola ispirata, questa parola è una parola che viene da Dio e colui che ha ispirato la scrittura è lo Spirito Santo. Certamente avrete molto in mente tutti quel quadro bellissimo del Caravaggio, ti cito un'opera molto conosciuta, che è l'ispirazione di San Matteo. Trovate questo dipinto a Roma, nella chiesa di San Luigi dei Francesi, e certamente è visto come quasi qualcuno che suggerisce all'evangelista che cosa deve scrivere. Ovviamente la raffigurazione è molto plastica, però ci fa capire che lo Spirito Santo è quella forza che ha sostenuto tutti gli autori sacri. Lo Spirito Santo è quella forza che permette ancora oggi alla Chiesa di avere quel compito profetico a cui la Chiesa non viene mai meno. È ciò che permette alla Chiesa di continuare a portare nel mondo, attraverso il commento costante della Scrittura, la presenza di Dio. È ciò che permette alla Chiesa di continuare quell'opera di evangelizzazione che è l'unica opera necessaria perché il mondo creda, perché il mondo si converta, perché i figli di Dio trovino appunto pace, serenità, ristoro nell'unico mistero di Dio, da cui, come abbiamo detto fin dalla prima catechesi, tutti abbiamo avuto il dono dell'esistenza e verso il quale tutti siamo diretti. Ecco, questa è tutta l'opera dello Spirito Santo. Allora, sia che diciamo la forma più stringata del credo apostolico, sia che diciamo la forma più complessa, più lunga del credo niceno-costantinopolitano, noi professiamo tutte queste verità. Credo che allora la catechesi di oggi possa concludersi davvero con una preghiera. La preghiera perché i nostri sensi siano illuminati, con la preghiera perché noi possiamo trovare quella stabilità della vita che tutti andiamo cercando e che pochi posseggono. Ecco, mi sembra che lo Spirito Santo vada davvero invocato per questo. Mi pare di vedere che la vita di tanti di noi è realmente molto frammentata. Mi pare di vedere che la vita di noi è per tanti divisa in tante piccole esperienze che mettiamo giustapposte l'una all'altra. Che cosa ci può dare il senso della vita? Che cosa ci può far capire che la nostra vita non è una collezione di esperienze che si mettono una di fianco all'altra e che rimangono lì come nel cassetto dei ricordi? È proprio lo Spirito Santo, è quella forza d'amore che lega insieme tutto ciò che avviene nella nostra vita. È quella forza d'amore che lega insieme tutte le esperienze che noi possiamo comprendere, che noi possiamo fare, tutte quelle esperienze che noi appunto possiamo concludere all'interno dei nostri giorni. Ecco, invocate allora lo Spirito Santo. Invochiamolo dicendo vieni Santo Spirito, vieni per Maria, vieni attraverso di lei, oppure invochiamolo attraverso il Veni Creator. I nostri sensi illumina, fervor nei cuori infondici. Rinvigorisci l'anima nei nostri corpi deboli. E ancora vi invito a fare vostre le affermazioni di questo inno che ci parla di quel fuoco vivo che deve ardere dentro di noi. E certo nel cristiano non può venire mai meno quella forza d'amore che è appunto come un fuoco vivo che deve ardere nel cuore, se vogliamo dare buona testimonianza della nostra fede, della fede che è dentro di noi. Ecco, in questa quaresima vi invito anche a fare questo, perché lo Spirito possa produrre dentro di noi questi effetti di grazia. Una buona riflessione, un buon approfondimento. Chi vuole trovare di più, legga sempre la scheda che è pubblicata in parallelo a questo video e troverà qualche pane per i suoi denti. Buon pomeriggio, buona serata.